Dirty Soccer, ovvero calcio sporco. Così la squadra mobile della questura di Catanzaro ha denominato la maxi operazione che ha portato a 50 misure di fermo di polizia giudiziaria nei confronti di calciatori, dirigenti sportivi e societari, imprenditori dal sud al nord Italia, partite truccate per il calcio scommesse clandestino. Tutti, a vario titolo, sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla frode nelle competizioni calcistiche degli incontri di Lega Pro e dilettanti e per alcuni c'è anche il reato di sequestro di persona, estorsione e corruzione. L'indagine è partita da un'inchiesta sulla 'ndrangheta che si è scoperto aveva grandi interessi nel mondo del calcio minore proprio per via delle lucrose scommesse. In totale coinvolte 20 squadre di Lega Pro e 13 dei dilettanti. Un ruolo di spicco nella vicenda l'avrebbero avuto presidente, vicepresidente e direttore sportivo del Brindisi Calcio, Antonio Flora, suo figlio Giorgio e Vito Morisco. Tra i pugliesi coinvolti anche Massimiliano Carluccio e Raffaele Pietanza di San Pietro Vernotico, Marcello Solazzo di Campi Salentina e Ninni Corda, sardo, allenatore del Barletta Calcio. Tutte piccole società, spesso in difficoltà finanziarie, che le rendevano particolarmente fragili e permeabili alle offerte di denaro per organizzare le combine.